Dietro la porta era nascosto questo signore bendato e mi ha detto: "Zitta signora che t'ammazzo". Questa casa a Baronissi, in provincia di Salerno, Vincenzo Maria e sua moglie hanno subito una rapina e sono rimasti sequestrati per circa 3 ore. Mio marito si è fermato giù in cantina a prendere una bottiglia di vino per la cena. Quando ho visto mia moglie quasi a terra, e questo tizio che mi ha bloccato, mi teneva le mani addosso, me l'ha sfilata. Gliel'ha rotta con tutta la forza in testa. E mio marito, che con il sangue dal naso, che sanguinava le mani, e dalla fronte, perché io mi vedevo disperata, di coro moriamo tutti e due. Lì per lì ho detto: se ci ammazzate è la cosa migliore, ce ne andiamo almeno tutti e due. Armi non ne avevano, l'ascia e il giravite, non avevano armi. Ma che accento aveva questa persona? Poi Straniera. Ha detto: "Zitta che t'ammazzo". vi hanno preso e vi hanno portato sotto. Ci hanno presi adesso giù. Quando hanno aperto lo stanzino per chiuderci dentro, hanno detto: "Tu fuori", a me. Mio marito mi ha tirato dentro, no, mia moglie viene con me. Ho avuto paura che la sequestrasse. È certo. Qui era tutto sangue, si C'era sangue a scorreva. Perché terra. mi Qui abbiamo usciva i il panni sangue dal sporchi, io ho naso, preso una camicia da notte. continuava in continuazione. Sono state circa 3 ore. Non è stato facile. Hanno portato via dal mio anello di fidanzamento all'anello che mio marito aveva regalato per i 50 di matrimonio. Non c'è più niente, 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 niente. Non abbiamo proprio niente più. Poi Che cosa ha sua moglie? paura, paura, paura. mi sono venute le crisi di panico, non volevo tornare a casa, mi sono decisa ad andare dallo psicologo. E lei in questo momento è in cura? Ora sono in cura. Addirittura avevo detto ai miei figli che ci portassero in una casa di riposo, volevo lasciare questa casa. Gli hanno rovinato la vita. Completamente, completamente. La serenità io non ce l'ho più. Cioè, se avessi avuto 20 anni, a 20 anni si risorge più facilmente, ma alla mia età, io ho 76 anni finiti, vado per i 77, mi dice lei, quando riuscirò ad essere serena di nuovo?